Buongiornissimo ragazzi, ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video. Si chiudono le fasi a girone delle VTA Finals. Abbiamo infatti tutte le semifinaliste e domani si affronteranno per un posto in finale Sloane Stephens contro Carolina Pliskova e Elina Svitolina, che affronterà invece l'olandese Kiki Bertens. Oggi gli ultimi verdetti, con la vittoria di Kiki Bertens, che usufruisce meglio del ritiro di Naomi Osaka dopo aver vinto il primo set per 6-3, con la giapponese che accusa un problema al ginocchio, quindi si deve arrendere in questa l'ultima partita delle VTA Finals. Quindi la Bertens chiude seconda nel girone grazie a due vittorie. Comunque Kiki Bertens è solida, una bella Kiki Bertens, una Kiki Bertens che ha giocato comunque una buonissima fase a gironi in queste VTA Finals. Si merita tutto sicuramente il passaggio del turno, insomma un grande girone disputato comunque dall'olandese. Bene invece anche Sloane Stephens, che si conferma probabilmente una delle migliori tenniste in forma in questo finale di stagione, battendo con un doppio 6-3 anche la tedesca numero 2 del mondo Angelique Kerber, e quindi vola in semifinale Sloane Stephens davvero in formissima, in forma smagliante. Secondo me potrebbe essere l'americana la favorita alla vittoria finale, davvero potrebbe essere lei, perché insomma ha i colpi per farlo, ha la forma per farlo. Ragazzi, se la Stephens gioca come sa, gioca anche al 90% delle sue potenzialità, lei vince, perché cioè, ha un potenziale Stephens secondo me fuori dal normale, quindi potrebbe vincere tranquillamente. Questo è il mio pensiero. Tra l'altro Kiki Bertens con la vittoria di oggi ottiene la dodicesima vittoria in stagione contro una top 10 e è la prima olandese dal 95 a entrare nelle semifinali delle VTA Finals. Se voi ragazzi piacete tanto, mi piace il video, condividete questo video, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto lasciate un commento qua sotto per sapere che cosa ne pensate su queste partite. Noi arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi.